Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 6 settembre 2023. Oggi intendevo parlare del conflitto russo-ucraino, delle sue dinamiche evolutive, delle implicazioni e dei possibili esiti con Gianandrea Gajani, giornalista, direttore del magazine specializzato in questioni militari e analisi difesa, e autore dei libri Immigrazione, la grande farsa umanitaria, scritto a sei mani con Giancarlo Blangiardo e Giuseppe Valditara, pubblicato per la casa editrice Aracne nel 2015. E l'ultima guerra contro l'Europa, come perché fra Russia, Ucraina e NATO le vittime designate siamo noi, pubblicato dalla casa editrice Il Cerchio lo scorso marzo. Grazie Gianandrea per aver accettato il mio invito. Grazie a te e buongiorno anche a tutti quelli che seguono il tuo canale. Partirei proprio da quest'ultimo punto. Perché a tuo avviso quella che si combatte sul territorio ucraino è una guerra contro l'Europa? Beh, ci sono tante ragioni. Intanto le più evidenti le stiamo proprio affrontando in questi giorni, no? Anche il ministro Economia e Finanze Giorgetti qualche giorno fa al forum Ambrosetti ha detto che questa guerra ha già un perdente ed è l'equilibrio e l'economia dell'Europa. È evidente, lo era anche prima, io questo libro l'ho scritto pochi, mi sono messo a lavorarci pochi mesi prima, dopo che era cominciata la guerra e mi pareva chiaro che l'obiettivo degli americani, degli Stati Uniti, fosse quello di indebolire l'Unione Europea, che non ce lo dimentichiamo, è stata fino all'anno scorso la principale potenza economica del mondo, guardando il PIL. Una potenza economica che l'Europa ha fondato in questi anni, negli ultimi decenni, sull'accesso a risorse energetiche in quantità illimitata e a prezzi ragionevoli. Quando la del Medio Oriente, dell'Africa settentrionale è sempre più a rischio di destabilizzazione, se non già destabilizzate, beh, la risorsa energetica fondamentale per l'Europa è diventata ancora di più quella russa. La saldatura tra la grande potenza energetica russa e la grande potenza industriale economica europea stava facendo nascere in Europa una superpotenza che era l'Unione Europea, appunto, e rafforzando così anche la Russia, io credo una saldatura che avrebbe fatto molto bene anche allo sviluppo della democrazia in Russia, avrebbe continuato a fare molto bene alla crescita economica dell'Europa. E del resto che gli angloamericani, storicamente, in termini geopolitici, abbiano sempre cercato di evitare che in Europa nascesse una superpotenza, preferendo tante piccole potenze rivali, lo dice la storia. I britannici sbarcarono nella penisola iberica quando Napoleone dominava l'Europa, gli americani intervennero nella prima guerra mondiale solo dopo la sconfitta russa che stava permettendo agli imperi centrali, Germania, Austria e Ungheria, di riversare il loro peso militare tutto sull'Italia e sul fronte francese. Nella seconda guerra mondiale gli americani intervengono per impedire che l'Europa sia in mano, cade in mano completamente al Terzo Reich. Quindi non sorprende questa iniziativa, non ci dimentichiamo che gli Stati Uniti sono potenza da diversi anni, da quando hanno raggiunto l'autonomia energetica, l'autosufficienza e sono esportatori di energia, sono una potenza che attua destabilizzazioni. Il Maidan, il colpo di Stato in Ucraina del 2014, per qualcuno una rivoluzione, un colpo di mano, comunque ha fatto cadere un governo legittimo, la cui legittimità era riconosciuta da tutti. Alle azioni del Maidan, ai fatti del Maidan, provocate, volute, sostenute dagli statunitensi per loro stessa missione, fa seguito l'arrivo in Europa del presidente allora Obama, il cui vicepresidente era Joe Biden, che esortò gli europei a rinunciare al gas russo per prendere, comprare quello molto più caro e di rifornimento molto più incerto degli Stati Uniti. Quindi l'Europa è la vittima, di questa guerra, lo è già subito dopo che è cominciato l'attacco russo ed è vittima anche di se stessa, perché è sempre facile dire no, sono gli altri, sono gli americani che gli americani fanno i loro interessi come dovremmo fare anche noi non li facciamo. L'Europa ha avuto 9 anni, 8 anni per sanare una guerra, una crisi ai confini orientali, quella del Donbass, ha lasciato che l'Ucraina fosse gestita, controllata dall'egemonia anglo-americana che persegue e perseguiva e persegue interessi legittimamente molto diversi dai nostri. Oggi ne paghiamo il prezzo con inflazione, disoccupazione, deindustrializzazione e la beffa, e concludo, la beffa della legge americana
definita anti-inflazione, che fa ponti d'oro alle società europee che si trasferiscono dall'Europa in America. Venite da noi l'energia costa molto meno che in Europa. Grazie, grazie anche ai nostri amici americani, in effetti da noi l'energia costa molto di più che da loro. In effetti il quadro è proprio questo. Io adesso intenderei un attimo spostare l'attenzione sul ruolo della NATO. Cioè, per esempio, alcuni studiosi come John Mersheimer, già da molto tempo, dal 2014, attribuiscono all'espansione verso est della NATO, che è stata attuata a partire dal 1999, la principale responsabilità della precipitazione degli eventi che, a differenza di quanto sostenuto dalla narrazione dominante alle nostre latitudini, risale quantomeno al 2014, se non al 2013, e non certamente al 24 febbraio 2022. Tu condividi questa lettura, cioè credi che la NATO sia all'origine di molte delle, diciamo, sia la radice avvelenata di ciò che è avvenuto nel corso degli anni successivi? Ma guarda, non è che lo dico io, lo dicevano tutti. L'ampliamento a est della NATO, che nel 2007 Putin alla conferenza sulla sicurezza di Mosca critica come minaccia alla sicurezza della Russia, e non è solo l'allargamento a est della NATO, è il fatto che gli americani abbiano costruito due basi in Romania e in Polonia che avrebbero l'obiettivo di fermare attacchi di missili balistici iraniani diretti contro l'Europa. Adesso mi chiedo, alzi la mano se qualcuno vive con angoscia o con qualcosa di simile all'ecoansia. Esiste anche un'ansia per il lancio di missili balistici iraniani, ovviamente con testate di armi, con armi di distruzione di massa verso l'Europa, che sono basi dove questi missili e antimissili sono contenuti in lanciatori multiruolo, che sono in grado di lanciare allo stesso modo armi difensive che possono abbattere missili balistici, ma anche missili da crociera che in quelle latitudini in pochi minuti sarebbero sul territorio russo. Quindi replicando la stessa crisi del 62, quella della Corea, no? Quando gli americani schierano in Italia e in Turchia missili in grado di portare armi nucleari sul territorio russo senza preavviso in pochissimi minuti, e i russi rispondono schierando i loro missili a Cuba, e la crisi si risolve con il ritiro delle armi americane da Turchia e Italia e col ritiro di quelle russe da Cuba. Questa volta la crisi si è risolta diversamente. La Russia già da anni, da 15 anni, lamenta questo. Ma la cosa che mi sorprende è che queste lamentele sono state condivise in Europa, in Italia. Io conservo decine e decine di interviste con opinionisti e politici di ogni colore politico italiano che fino al 24 febbraio dell'anno scorso, cioè fino all'attacco russo all'Ucraina, sostenevano proprio questo, che l'allargamento a est della NATO rappresentava un pericolo di crisi con la Russia. I russi lo percepivano come minaccia, i russi lo hanno detto più volte apertamente. Del resto, voglio dire, non è difficile, basta guardare una cartina. La NATO oggi ha due confini, baltico e finlandese, che arrivano a 150 km da San Pietroburgo. Il confine ucraino è a 500 km da Mosca. Se pensiamo che a quanto nervosismo ha creato negli Stati Uniti l'idea che i russi possano aprire una base in Nicaragua o che i cinesi possano aprire una base di intelligence a Cuba, beh, capiamo benissimo anche le preoccupazioni russe, no? Perché se ci fossero basi russe in Canada o in Messico, gli americani farebbero un po' fatica ad accettarla. Io credo che... Ma la cosa che mi sorprende, che mi devo dire mi scandalizza, non è la comprensione che c'è sempre stata di questi temi. Il fatto è che molte persone che fino a un anno e mezzo fa sostenevano tranquillamente che questo era un problema, oggi lo negano e ripetono che dire che l'allargamento della NATO, che le basi antimissili americane in Europa rappresentano una causa, che ha una provocazione verso la Russia, vuol dire aderire alla propaganda russa, essere filo putinisti. Allora io dico questo, che in realtà il problema non è la comprensione, il problema è la malafede, perché tutti abbiamo compreso quali sono queste cause. Tutte le grandi TV e i grandi giornali italiani, inclusa la RAI, hanno dedicato negli ultimi anni, dal 2014 al 2022, e 21 anzi, ampi servizi sulla deriva nazista dell'Ucraina post-Maidan.
perché è un tema che va affrontato, è un tema evidente che tutte le grandi testate hanno. Se andiamo su Google a cercare se non le hanno cancellate, troviamo addirittura articoli, io penso al mitico Guardian, no? Il giornale dell'intelligenza di sinistra britannica, che qualche anno sono, nel libro lo cito, pubblica un'opinione in cui dice gli americani, il titolo è gli americani ci stanno portando in Ucraina alla guerra contro la Russia, e lo dice con toni preoccupati e anche un po' scandalizzati dal fatto che gli europei non fanno nulla per evitare questa deriva. Beh, oggi il Guardian è lo stesso giornale che fa le pulci all'Italia perché sui media italiani vengono ospitati pericolosi propagandisti filorussi. Sono quelli che continuano a dire le stesse cose che dicevamo tutti 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, mentre molti hanno cambiato linea. Ma quello che si è perso è la linea del buon senso, non è quella della propaganda del filo putinismo. È proprio così. Ma infatti verrei adesso un argomento strettamente legato a questo. Cioè, a me pare che nel corso degli anni la NATO abbia subito un mutamento di pelle. Cioè, certo. La NATO nasce nel 49 come alleanza difensiva e rimane piuttosto fedele a se stessa nel corso dei decenni. Poi, quando crolla l'Unione Sovietica, viene varato un nuovo concetto strategico, si pongono le basi per un suo allargamento. Jeffrey Sachs, in una recente intervista, che è un economista con forti entrature all'interno delle amministrazioni statunitensi, sostiene che già nel 1992 si parlava della prospettiva di integrare l'Ucraina nella NATO, 1992. Quindi già c'era un'idea di espanderla e probabilmente di trasformarla in qualcos'altro. Lo si è visto in Jugoslavia, lo si è visto in Afghanistan, lo si è visto in Iraq. E poi adesso ultimamente da qualche tempo si comincia a parlare di apertura di uffici di rappresentanza della NATO in Giappone, in Asia, insomma. Ma tu come lo vedi questo processo evolutivo? Cioè, come... Ma io credo che la NATO sia stata una garanzia di libertà e di sicurezza per tutti noi, e quella che ha l'organizzazione, a volte i politici dicono l'Europa ci ha garantito la pace per 70 anni, no, la pace per 70 anni ce l'ha garantita la NATO. Fino alla caduta del muro di Berlino, fino alla caduta dell'URSS, lo scioglimento del patto di Varsavia, la NATO e quindi la grande alleanza che ha 2 grandi azionisti, gli anglo-americani, ci hanno garantito la pace, la libertà, il benessere, perché ci hanno permesso con l'ombrello nucleare loro che ci hanno offerto di poter investire nello sviluppo economico, quindi la NATO è stata il grande benefattore dell'Europa fino alla caduta del nemico, della minaccia di sovietica. Dopo la NATO ha continuato a essere in mano, a mio parere, ai suoi 2 grandi azionisti, gli anglo-americani, anche per negligenza di noi, dei paesi europei, sempre resti a investire veramente nel settore della difesa e sicurezza, e ovviamente in una società il maggior azionista è quello che investe anche di più, no? E quindi il suo comando è determinato anche dal fatto che investe di più. Bosnia, dare la Bosnia all'estremismo islamico, per consentire, e questo era un progetto americano, colpire la Serbia, alleato vicino alla Russia, e quindi consentire l'ampliamento della NATO a est. Abbiamo bombardato ancora stavolta Belgrado, oltre al Kosovo, nel 99, guerra offensiva, per perseguire gli stessi obiettivi, destabilizzando i Balcani e mettendoli in balia dei jihadisti, ma perseguendo l'obiettivo americano di allargare a est la NATO. Oggi gli stessi candidati alla presidenza americana, penso a Robert Kennedy Jr., ma anche ad altri, nei dibattiti, evidentemente sono anche loro corrotti dalla propaganda filo Putin, ricordano tutti che questa guerra non ha senso per gli interessi americani, che l'America dovrebbe sfilarsi da questa guerra in Ucraina, smetterla di investire denaro in questa guerra perché hanno problemi interni loro in cui servono investimenti, ma soprattutto dicono apertamente che l'America aveva promesso, James Baker, allora segretario di Stato, aveva promesso ai russi che la NATO non si sarebbe allargata a est della Germania. Ma non lo dice Putin o un pericoloso propagandista, lo dicono i candidati alle primarie democratici e repubblicani delle prossime elezioni alla Casa Bianca. Quindi voglio dire, la NATO ha cercato una nuova identità, finita il nemico, l'orso, quando l'orso sovietico non era più una minaccia, ampliando i suoi orizzonti.
non gli è andata benissimo, perché io ho seguito anche sul campo da reporter di guerra per molti anni la guerra in Afghanistan. Beh, insomma, dopo 20 anni abbiamo ridato l'Afghanistan ai talebani e in 20 anni avevamo subito 3.600 morti in Afghanistan, incluse le perdite subite per incidenti aerei stradali. Cioè l'intera NATO aveva avuto in 20 anni di missione in Afghanistan 3.600 caduti, di cui 2.500 americani, 54 italiani, perdite che se noi le confrontiamo con quelle che si registrano oggi sui fronti ucraini sono ridicole, sono 180 caduti all'anno, inclusi morti per incidenti o addirittura per suicidio. 180 morti all'anno? Beh, in Ucraina a volte li hai, anzi spesso ce ne sono di più in un giorno solo di combattimenti. Quindi la NATO è uscita da un fallimento importante col ritiro dall'Afghanistan. Sembrano passati 20 anni, invece sono solo 2. Agosto 2021, la fuga da Kabul, i talebani tornano al potere. La guerra in Ucraina la sta rivitalizzando, almeno all'apparenza, perché se l'Europa dopo la fuga da Kabul cominciò a ragionare in termini di autonomia strategica dagli Stati Uniti, che ci portano a spasso per le loro guerre e poi quando si stancano e decidono che quella guerra non è più la loro si ritirano e noi a ruota, oggi invece con l'attacco russo all'Ucraina la NATO si è ricompattata, ma è un'apparenza, perché in realtà molti paesi europei non reggono anche lo sforzo militare di sostenere l'Ucraina, che ci impone di aumentare le spese militari e di produrre più armi nel momento in cui siamo in piena deindustrializzazione, abbiamo l'energia carissima e soprattutto ogni Stato ha sempre più la necessità di investire in welfare, perché l'economia che va male comporta problemi sociali gravi. Quindi io vedo una NATO che si è ricompattata sulla guerra in Ucraina contro la minaccia russa, ma che nel tempo potrebbe mostrare i limiti della sua tenuta di fronte a questo tipo di minacce. Infatti volevo venire adesso proprio alle operazioni sul campo di battaglia che si ricollegano a questa ultima valutazione che hai fatto, cioè circa la tenuta, il rischio di tenuta della NATO e soprattutto della capacità degli europei in primo luogo, ma anche degli statunitensi, di continuare a rifornire adeguatamente lo schieramento ucraino. Perché dopo le osservazioni direi ultra ottimistiche formulate da gran parte dei generali a 4 stellette statunitensi, nonché dal segretario della difesa Lloyd Austin, che di fronte al congresso disse che l'Ucraina aveva significative possibilità di condurre una controffensiva con successo, e adesso negli ultimi tempi si è assistito a un radicale ridimensionamento di queste aspettative. La Bild, per esempio, ha pubblicato un documento che era stato redatto dall'esercito tedesco, la Bundeswehr, in cui proprio gli ufficiali tedeschi rintracciavano le ragioni di questi scarsi risultati ottenuti nella scarsa professionalità degli ucraini, nonostante l'addestramento e la formazione che avevano ricevuto da personale della NATO. Il Wall Street Journal ha addirittura scritto che quando l'Ucraina ha lanciato la sua grande controffensiva questa primavera, i vertici militari occidentali sapevano che Kiev non disponeva dell'addestramento e delle armi, dai proiettili agli aerei da guerra di cui aveva bisogno per sloggiare le forze russe, ma speravano che il coraggio e l'intraprendenza degli ucraini avrebbero avuto la meglio. Non è accaduto. Come interpreti queste uscite, che a mio parere sono intollerabili anche nei confronti degli stessi soldati ucraini, è in atto secondo te una specie di scarica barile? Beh, io ho fatto un editoriale, no? In atto, in America si vota fra un anno, comincia lo scarica barile. In America non c'è un solo candidato a parte Joe Biden, che paradossalmente io trovo ci sia un dibattito che non si sta aprendo inspiegabilmente. Joe Biden ha mostrato evidentemente tutti i limiti che non sono dovuti poveretto alla sua volontà, ma alla sua condizione di salute, tutti i suoi limiti come presidente, massima comprensione e solidarietà, ma pensare che qualcuno lo possa ricandidare presidente fino al 2029 diventa un insulto all'intelligenza del pubblico, degli elettori anche americani, e quindi getta un'ombra, a mio parere, veramente preoccupante sul livello della democrazia americana, perché questo è un aspetto di cui non si parla, perché ovviamente l'appecoronamento oggi è diventato pressoché totale. Io ho avuto interviste in cui mi chiedevano cosa pensa sulle voci sulla salute di Putin, dico non ne ho idea, non sono il suo medico, ma guardando la televisione mi preoccupa di più la salute di Biden, che non riconosce le persone che è intorno. Ma detto questo, questa controffensiva sta andando male per ora, gli ucraini hanno sacrificato le loro migliori brigate
quelle dei veterani le avevano già sacrificate nella lunga e inutile battaglia di Bakhmut, che poi hanno perso contro la Wagner, e adesso stanno sacrificando le brigate che hanno equipaggiato con gli ultimi mezzi occidentali, e combattendo con unità composte per lo più da reclute, e anche non per forza giovanissime, perché ci sono alcuni report interessanti di comandanti che dicono: io ho iniziato l'operazione dell'offensiva con un battaglione di giovani fra i 23 e i 30 anni, mi hanno mandato in piazzi, ne hanno fra i 45 e i 52, che andare all'assalto in pianura con 20 kg di zaino sulle spalle, il fucile, l'equipaggiamento, il giubbotto antiproiettile, senza il supporto aereo, attaccando posizioni russe in salita, in collina, insomma, che è difficile farlo anche con truppe professionistiche, figuriamoci con questi ragazzi, con ragazzi di leva o con persone che hanno un'età ormai non più adatta per questo tipo di impiego. Ma detto questo, tu hai ragione, è partito lo scaricabarile e i primi a farlo sono stati alcuni servizi di intelligence che hanno fatto sapere ad alcuni giornalisti, pensiamo a Seymour Hersh, no? Il premio Pulitzer, definito da molti un rincoglionito, quando ha detto che erano stati gli americani a far saltare per aria i gasdotti del Baltico, e chi dovevano essere stati, i russi? Oppure vogliamo credere davvero che una barchetta di semituristi ucraini che si era appoggiata su un porto polacco ha fatto? Possiamo credere a tutto quello che vogliamo, però insomma parliamoci chiaro. Seymour Hersh ha detto recentemente che le sue solite buone fonti, e lui le ha sempre avute buone, ambienti dell'intelligence hanno fatto sapere che l'intelligence americana aveva informato la Casa Bianca che questa controffensiva non aveva molte speranze di successo. Ovviamente oggi che tutto sta andando male, tutti gli organismi coinvolti in questa operazione, anche nella preparazione degli ucraini, cercano di scaricare le responsabilità su qualcun altro. È la solita tecnica di tenere il sedere al coperto, no? Che è generalizzata in tutto il mondo. In realtà noi ci ricordiamo bene che gli ucraini questa controffensiva l'hanno preannunciata per mesi e poi non la scatenavano mai, perché probabilmente qualche problema di impreparazione c'era. Io credo che ci siano degli aspetti, hai ragione tu, che rasentano il vergognoso, perché è vero che in America il Dipartimento di Stato guidato da Anthony Blinken, che ha origini ucraine, è forse la struttura del Deep State più attiva, più bellicosa in questo intervento, e il Pentagono è quello più riflessivo, forse perché i militari conoscono bene l'apparato militare russo, ne conoscono la resilienza, per usare un termine oggi in voga, e cioè che i russi sembrano, non sono mai forti come sembrano, ma resistono molto di più di quello che tutti si aspettano, e quindi potrebbero alla lunga avere il sopravvento, no? sugli ucraini, soprattutto se gli ucraini si dissanguano in battaglie devastanti come quella di Bakhmut o come questa controffensiva. Però detto questo, ci sono degli aspetti che sono veramente vergognosi, perché che l'esercito tedesco, la Bundeswehr, faccia arrivare alla Bild un documento in cui dice: beh, noi gli abbiamo insegnato bene, ma questi non hanno imparato, e gli ucraini rispondono dicendo: beh sì, voi ci avete insegnato a combattere un'offensiva in cui avevamo il dominio dell'aria, noi non ce l'abbiamo il dominio dell'aria, ce l'hanno i russi, e quindi attaccare in pianura, in campo aperto, senza avere il controllo. In realtà tutto questo io lo trovo osceno, guarda, ma lo dico non tanto da persona che si occupa di difesa, lo dico più da in base al fatto che ho passato 20 anni a fare reporter di guerra. Io trovo osceno che si facciano delle speculazioni quando, e chi fa le speculazioni non ci va in prima linea, perché questa è la cosa oscena. Gli istruttori tedeschi, inglesi, americani hanno visto che hanno addestrato per 8 settimane dei ragazzi ucraini, anche se erano già dei carristi, a condurre in battaglia dei carri occidentali, i Leopard 2, forniti inizialmente senza alcuna protezione aggiuntiva. I carri occidentali sono diversi da quelli di tipo russo-sovietico che gli ucraini hanno sempre usato, no? 4 uomini di equipaggio, non 3, un sistema di caricamento diverso, ma soprattutto, se noi ricordiamo la vecchia leva militare italiana,
Beh, insomma, per trasformare un ragazzo di leva in un carrista in grado di condurre in battaglia ragionevolmente un carro armato, bastava appena appena un anno di servizio militare. E noi pensiamo, dopo 8 settimane, di poter mandare in battaglia contro la linea Surovikin, che è costruita per fermare i mezzi corazzati nelle zone più esposte con le mine, per poterli bersagliare con l'artiglieria e i missili anticarro. Noi pensiamo di aver trasformato questi ragazzi in combattenti in grado di sostenere una guerra del genere. Scaricare la colpa sugli ucraini è osceno, perché se veramente l'Occidente avesse tutta questa voglia di fermare i russi, come qualcuno ha detto, se non li fermano gli ucraini, i russi arriveranno a Lisbona. I russi non hanno intenzione neppure di prendere tutta l'Ucraina e non sono neanche in grado di vincere rapidamente la battaglia del Donbass, lo vediamo, no? Beh, parliamoci chiaro, se veramente siamo tutti così convinti che qua è in gioco la libertà, il destino, il futuro dell'Europa, beh, allora cerchiamo di avere il buon gusto, come hanno fatto i polacchi, di mandare 10-20.000 nostri militari a combattere al loro fianco. Così li facciamo vedere come si fa da professionisti. E se il problema è che hanno l'uniforme di un paese della NATO, li arruoliamo nella legione dei volontari. I polacchi hanno fatto così, hanno mandato migliaia di loro soldati a combattere con l'uniforme ucraina nella legione dei volontari. Perché vedi, al di là degli aspetti geopolitici, e poi mi fermo, vedere qualcuno che è dietro la scrivania, ma qualcuno che non ha mai fatto una guerra come questa, perché una guerra come questa in Europa non si vede dalla primavera del 45, guerra ad alta intensità. Quindi nessuno degli eserciti della NATO ha mai combattuto una guerra del genere. Vedere che dietro la scrivania col ditino alzato, ma noi gli abbiamo insegnato a rivolta gente che si sta facendo massacrare a ondate su ondate, mi fa veramente venire la nausea. Lo dico proprio perché ci vuole rispetto per chi muore, per chi combatte, al di là della causa per cui combatte, ci vuole rispetto, soprattutto per chi va a morire. E soprattutto se chi gli dà la pagella, una guerra del genere non l'ha mai combattuta, perché le guerre che abbiamo visto noi occidentali, anche io da reporter di guerra, da quelle dei Balcani all'Iraq e l'Afghanistan, non erano questa guerra. Dico solo un dato: in Afghanistan gli americani sparavano 30 colpi d'artiglieria al giorno in media. Qua i russi ne sparano più di 10.000, gli ucraini fra le 8 e le 10.000 al giorno. Quindi sono guerre diverse. Ci vorrebbe anche un po' di buon gusto prima di andare a dare le pagelle a chi si fa ammazzare in prima linea. Indubbiamente. Hai toccato hai citato un nome, la Wagner. Parlerei adesso della Wagner, cioè io innanzitutto volevo chiederti come interpreti quella specie di, non so, maschirovka messa in scena o quello che è accaduto lo scorso giugno, quella specie di ammutinamento che Prigozhin ha messo in campo, e cosa pensi del recente attentato di cui sarebbe rimasto vittima e quale futuro vedi per la compagnia? Allora, qui è difficile dare delle valutazioni perché non abbiamo, no, gli elementi, sappiamo quello che ci è stato raccontato. Faccio notare che Prigozhin aveva una grande, forse esagerata, forse ossessiva attenzione per la sicurezza, per cui lui e il suo stato maggiore non si muovevano mai tutti insieme sullo stesso aereo. Questa volta l'hanno fatto. L'aereo è caduto, contemporaneamente un altro aereo gemello, sempre della compagnia di Prigozhin, è atterrato poco dopo l'incidente in un aeroporto fuori Mosca, ha fatto il pieno e poi ha raggiunto Baku in Azerbaigian. Per cui diciamo gli elementi per ipotizzare una finta scomparsa: prima si è trovato il suo cellulare, poi i cadaveri, il DNA, ci sono tutti gli elementi per farci una storia anche romanzata, se vuoi, no? In cui si può ipotizzare che Prigozhin e i suoi, Utkin e Chelyakov, si sono fatti una plastica facciale in Azerbaigian e fanno la loro vita da nababbi con i lingotti d'oro guadagnati con il servizio della Wagner in Africa. Però diciamo questo, è difficile poter avere delle certezze in proposito. Quello che è certo sono due cose. La prima è che la Wagner non poteva più essere la Wagner di Prigozhin. Perché? Perché Prigozhin aveva creato questa società di contractor che lavorava nell'ombra. Addirittura i russi negavano
i rapporti con la Wagner e che ha gestito gli interessi di Mosca in Africa. Come? Mosca non aveva ma anche in Siria all'inizio, prima dell'intervento militare russo. Cioè facendo quello che fanno le società di contractor, non sono mercenari, i mercenari si offrono a chi li paga, i contractor lavorano per il proprio Stato, dove quando il proprio paese non ha interesse o non vede l'opportunità di mandare i propri soldati a fare attività militari, di combattimento, addestrative, utilizza le società di contractor. Nel Sahel la presenza militare americana è affidata in parte rilevante a società di contractor, che sono società private composte da ex militari che lavorano su indicazioni e appagati a contratto con la difesa americana o col Dipartimento di Stato. Insomma. Quindi la Wagner ha fatto la stessa cosa che fanno i contractor inglesi o americani. La guerra in Ucraina cambia invece i connotati di questa società. Prigozhin comincia a investire in comunicazione, fa diventare la Wagner una bandiera, un'icona della guerra russa in Ucraina, acquista una sede a San Pietroburgo che sembra più la sede di un grattacielo, più la sede di una multinazionale che non il quartier generale di una società di contractor, di una private military company, no? E quindi Prigozhin punta con la guerra in Ucraina ad avere un ruolo visibile, quindi politico. E non lo fa attaccando il vertice Putin, di cui è amico, ma lo fa attaccando i vertici militari, il generale Gerasimov, il ministro Shoigu. Questo crea alla lunga un cortocircuito, no? Che poi con quella sceneggiata della insurrezione, che poi no, ci fermiamo perché non vogliamo spargere sangue russo, insomma, quella sceneggiata che nasce da che cosa? Dal fatto che la difesa russa fa una legge che Putin sostiene, che impone a tutte le società militari private di firmare un contratto in cui accettano di obbedire agli ordini del Ministero della Difesa. Prigozhin non lo voleva fare. Putin gli consente di non farlo, ma fuori dalla Russia, va in Bielorussia ad addestrare le forze di Lukashenko, creando qualche timore ai paesi vicini come la Polonia o i paesi baltici, torni a lavorare in Africa, e però evidentemente Prigozhin ormai era una figura che non poteva più restare al suo posto e forse neanche restare in vita, perché aveva mostrato una vulnerabilità e soprattutto non era digeribile dagli ambienti militari e del Ministero della Difesa russo. Quindi la sua uscita di scena riporterà, io credo, la Wagner ad avere il ruolo che aveva prima della guerra in Ucraina, e cioè sotto un controllo diretto, molto più stretto, del Ministero della Difesa, dello Stato russo. Non ci dimentichiamo che dopo l'insurrezione, la finta insurrezione, chiamiamola come volete, ci sono aerei russi, non militari, ma del Ministero delle Emergenze, una sorta di protezione civile, che raggiungono tutti i paesi dove la Wagner è presente, Siria e Africa, e questo viene rilevato da alcuni siti di controllo del traffico aereo e viene confermato da alcuni testate di giornalistiche medio orientali. Questi aerei arrivano in Siria, nei paesi africani, e dove uomini dell'intelligence russo fermano, bloccano e arrestano alti ufficiali della Wagner. Quindi la Russia ha attuato una pulizia all'interno della Wagner dei personaggi che potevano essere considerati eversivi. Oggi io credo che la Wagner continuerà a essere, insieme ad altre società, non sarà più in esclusiva, private, il guardiano degli interessi russi in Africa, in Siria, ovunque la Russia abbia interesse a intervenire anche militarmente, ma non abbia interesse a mettere in campo proprio i soldati regolari. Questa è una lettura molto interessante. Verrei adesso all'ultima domanda, che cambia un po', guarda le cose da un'altra angolazione, riguarda un argomento apparentemente diverso, ma strettamente correlato in realtà. Perché tu lo scorso febbraio, un anno esatto dall'inizio delle ostilità, hai scritto un editoriale per Analisi Difesa in cui affermi testualmente che dopo un anno di guerra in Ucraina non è ancora chiaro chi potrà forse vincere il conflitto sul campo di battaglia. Ma tra gli sconfitti senza appello, senza se e senza ma, ci sono i medi occidentali, in particolare quelli europei, in special modo la gran parte di quelli italiani. Cosa ti ha fatto approdare a una conclusione così amara? Beh, diciamo un dato di fatto, se vuoi, no? Un dato di fatto, l'osservazione della realtà.
Faccio ancora oggi caso, dopo un anno e mezzo, che la stampa americana, i media americani, sono ancora quelli che riescono ad affrontare in maniera più obiettiva questo conflitto, raccontando, forse perché hanno reporter sul campo che non si sono fatti influenzare troppo dalla propaganda ucraina, ma riportando fatti e anche aspetti critici. Le notizie critiche sull'andamento di questa controffensiva, beh, sono apparse sui media americani soprattutto all'inizio, no? Questo ci può indurre a due riflessioni. Da un lato possiamo dire che la stampa, i media americani sono ancora in grado di influenzare la politica. Un'altra, un po' più scettica invece, ci potrebbe indicare che i media americani hanno il compito di preparare l'opinione pubblica alle scelte che verranno fatte domani dalla classe politica. È accaduto anche in Vietnam, nel 68 gli americani avevano vinto sul campo di battaglia contro i Viet Cong nell'offensiva del Tet, però Walter Cronkite, CBS News, annunciò davanti al fumo che usciva dall'ambasciata americana a Saigon che gli americani quel giorno avevano perso la guerra. Fu un errore di valutazione che influenzò la politica o fu in realtà una valutazione giornalistica che fu propedeutica poi a portare la politica americana progressivamente ad attuare il ritiro da una guerra che non era più considerata necessaria o utile? Sta di fatto che gli americani nel 72 firmano gli accordi con i nordvietnamiti che i nordvietnamiti non rispetteranno e che gli americani in questo tipo di ritirate da guerre che non sono più la nostra guerra improvvisamente se ne accorgono, le hanno fatte in diverse occasioni, soprattutto a danni dei curdi in Iraq, poi a danni di Baghdad, poi arrivò l'ISIS, più recentemente con l'Afghanistan. Insomma, i media americani hanno un ruolo strategico in tutti i sensi, comunque la vogliamo guardare, o perché influenzano la politica o perché sono strumento che poi la politica utilizza per portare a delle decisioni. Purtroppo vedo invece nella stampa italiana, l'ho visto anche sulla mia pelle partecipando a dibattiti televisivi, noi abbiamo aderito come sempre a una propaganda, a gran parte, non tutte le testate ovviamente, ha un messaggio che era banale ed era anche stupido perché ha vanificato, come dicevamo prima, tutte le valutazioni che abbiamo fatto prima. Non è possibile che in Italia si dibattesse sulla guerra in Donbass, sul fatto che fosse il caso di farla concludere, sul ruolo dell'Europa, sulle violenze compiute dai reggimenti neonazisti ucraini in Donbass e poi improvvisamente dopo l'attacco russo tutto questo non fossero più argomenti, incluso il nazismo in Ucraina, di cui si poteva discutere. Cioè una sorta di maccartismo che, se era ridicolo nell'America degli anni 50-60, figuriamoci in un'Italia del 2020, però è un maccartismo non nuovo, no? Che stabilisce il confine fra il giusto e lo sbagliato, dove i principali aguzzini di questo maccartismo sono gli stessi che fino a 2 anni fa dicevano anche cose opposte a quelle che sostengono oggi, politici che fino a 2 anni fa non esitavano a dire, insomma, non possiamo continuare a provocare la Russia, che oggi si attaccano a questo slogan ridicolo, no? L'aggressore e l'aggredito, che in termini storici, politici, è ridicolo, no? Perché i russi sono l'aggressore se la storia comincia il 24 febbraio. Una settimana prima gli ucraini, il 13 febbraio, cominciano a bombardare pesantemente i territori del Donbass in mano ai secessionisti, come se si preparassero a un'offensiva. La Russia dice che stavano per attaccare quei territori. Chi sono gli aggressori? Andiamo indietro nelle guerre. Chi è che ha fatto saltare gli accordi di Minsk? Un po' tutti e due, ma insomma, aggressori aggrediti, noi oggi siamo in pieno tracollo economico, quest'inverno sarà ancora peggio e continuiamo ad aggrapparci. Quello che trovo veramente scandaloso è che ci sia un appiattimento, non su posizioni di censura, è un maccartismo che io ho già visto durante il Covid, no? Chiunque dicesse ma scusate, ma questo lockdown ha un senso? Era il nemico della patria, chiunque si ponesse domande sui vaccini era, e nessuno ha valutato quello che io allora lo scrissi, nessuno valuta il rischio strategico, no? Allora io scrissi, no, pigliandomi anche molte critiche, attenzione, ma se noi vacciniamo obbligatoriamente con vaccini sperimentali i pilastri dello Stato, militari, sanitari, poliziotti, insegnanti, e questa roba comporta domani dei danni
pesanti. Noi abbiamo paralizzato la nazione, abbiamo distrutto la nazione economicamente. Mi chiedevo semplicemente chi è che ha valutato il danno strategico, il rischio strategico. Evidentemente nessuno. E questo caso sulla guerra in Ucraina è uguale. Il nostro posizionamento su questa guerra, qualcuno ha valutato il rischio strategico che comporterà la sconfitta dell'Europa, la distruzione della nostra capacità economica? Evidentemente mi pare di no, ma il ruolo dei media, è chiaro che è la politica che deve fare questa valutazione, ma in democrazia i media dovrebbero essere il cane da guardia della politica. Sta a noi media dire attenzione, questa guerra, l'adesione a questa guerra senza se e senza ma comporta un rischio strategico, lo vogliamo valutare? La nostra deindustrializzazione è un rischio strategico irrilevante? Il fatto che siamo la seconda potenza manifatturiera d'Europa e se la prima, la Germania, che ha il petrolio che ha carbone e centrali nucleari, è in recessione, può la nostra, che è la seconda, che vive soprattutto in gran parte di forniture all'economia tedesca e che non abbiamo né carbone né energia nucleare, essere in pieno boom? Io credo di no. Questi sono i rischi strategici di cui avrei voluto vedere, mi sarebbe piaciuto che i media parlassero. Non abbiamo visto, con situazioni paradossali, no? Il corrispondente da Kiev, della principale testata televisiva della RAI, e il direttore di un grande quotidiano nazionale vengono decorati da Zelensky. Proviamo a immaginare cosa sarebbe successo se li avesse decorati Putin per la copertura offerta a questa guerra. E lo stesso quotidiano oggi riceve un premio per aver lottato contro le fake news. Ma come? Hai preso una medaglia da Zelensky? Allora, voglio dire, siamo arrivati a un punto di non solo di maccartismo e di, perché un conto è subire un regime oppressivo, è un conto far parte come sistema mediatico di uno schema propagandistico maccartista. E questo è molto peggio, perché il regime lo puoi subire, ma non puoi essere attore e propulsore di un sistema del genere. Questo ha creato che cosa in realtà? A parte gli aspetti ridicoli che anche nel mio libro, nell'ultimo capitolo che si intitola appunto Credere, Obbedire, Soccombere, ne parlo ampiamente, ma ha creato un effetto devastante sull'opinione pubblica, che nonostante ci sia per la prima volta in 80 anni una guerra convenzionale in Europa, in maniera crescente non si affida più agli organi di stampa. La TV perde audience, i quotidiani continuano a perdere copie, perché l'informazione, per farla onestamente, basta un po' di impegno. La propaganda, per farla bene in una società evoluta, occorre farla veramente bene. Noi purtroppo abbiamo continuato, vedo continuare ad applicare uno schema propagandistico che andava bene l'Italia del dopoguerra, no? Dove eravamo quasi tutti analfabeti, dove gli dici se vincono i comunisti, i cosacchi abbevereranno i loro cavalli alla fontana di Trevi, i russi mangiano i bambini, ecco, siamo tornati a quel livello lì, però abbiamo una classe, una nazione che non è più composta da analfabeti, che è composta da persone che si cercano le loro fonti di informazione. Io a volte discuto con dei colleghi e dico: perché messaggi così semplicistici? Approfondiamo. Qualcuno mi dice: ma noi dobbiamo parlare alla casalinga di Voghera. Dico: ragazzi, la casalinga di Voghera oggi ha un diploma, magari ha una laurea, magari ha un master, magari è un quadro, un dirigente che è a casa in smart working e guarda la TV. Cioè, l'idea che i media si rivolgano a un pubblico che non è capace di comprendere o di interpretare è un'idea fallimentare per i media stessi, e si vedono i risultati, infatti. Crollo della fiducia dei media, crollo anche economico dei media, no? In termini di copie vendute. Quindi questa guerra è un po' la tomba dell'Europa, però è la tomba anche di tante convinzioni che avevamo circa libertà di espressione, libertà di parola, libertà di stampa, ed è anche un po' la tomba del nostro sistema mediatico, credo. E con questa conclusione a dir poco amara, ma che mi sento di condividere fino in fondo, ringrazio Gianandrea Gaiani, invito tutti a seguire il suo sito Analisi Difesa, perché è una miniera di informazioni, io da anni lo seguo e non me ne sono mai pentito.
In questi tempi è veramente difficile non rimanere delusi da testate giornalistiche, perché evidentemente c'è ancora qualcuno che intende lavorare seriamente. Quindi io, Gianandrea, ti ringrazio ancora. Spero che potrai accettare un nuovo invito Certo, volentieri. Sono io che ti ringrazio. Grazie ancora e buonasera a tutti. Arrivederci.